Buongiorno a tutti e benvenuti alla quarta lezione, al quarto episodio della guida per tattici offerta dal Clannery. Oggi analizziamo la mappa Steppe. Vediamo innanzitutto che questa mappa è molto ampia, è molto più ampia rispetto a quelle analizzate finora e quindi è molto più difficile riuscire a controllare tutta la mappa. Per questo motivo in questa mappa diciamo che adotteremo una tattica diversa dalle altre, quindi una tattica difensiva. Iniziamo col disporre i Cromwell, che consiglio che siano 4 in questo caso, i Cromwell disposti qua, con i T-37 disposti uno qua, uno in questa zona qua e uno qua più là. Vediamo che in questa mappa è importante parlare di equipaggiamento e di skill, quindi abilità dell'equipaggio. Infatti sarà necessario per questa mappa che tutti i carri abbiano sesto senso e che i leggeri abbiano il periscopio binoculare, perché questa tattica è quella di spottare tramite T-37 i carri nemici che si stanno avvicinando e con i Cromwell sparare. Ovviamente questa tattica diciamo che ha una falla, in quanto è molto diciamo efficace nel caso in cui ci siano giocatori esperti, mentre meno efficace nel caso in cui ci siano giocatori meno esperti. Vediamo che nel caso in cui arrivasse un leggero in questa zona qua e avanzando riuscisse a spottare i carri, è ovviamente necessario che i Cromwell arretrino. Infatti l'importante è che i T-37 non sparino per nessun caso, perché sennò verrebbero spottati. Quindi T-37 con skill sesto senso mimetizzazione sull'equipaggio con un periscopio binoculare riuscirebbero a spottarlo senza essere visti se non sparano. I Cromwell invece sparano e poi arretrano. Tutti i Cromwell arretrano. Come potete ben vedere, anche in questo caso ho disposto i carri a coppia, perché è necessario essere uniti. Nel caso in cui lo spot venga eliminato, allora i Cromwell possono ritornare nella posizione iniziale. Se invece lo spotter non viene eliminato, i Cromwell non potranno tornare nella posizione precedente, altrimenti verrebbero spottati. E quindi a questo punto avremmo la necessità di riassegnare una posizione ai Cromwell. E quindi vediamo che i Cromwell ora saranno in questa posizione. Allora, ci tengo a dire che 2 T-37 dovranno rimanere nella posizione iniziale. Quindi, allora, andrò a disporre i Cromwell qua, dietro, coperti. Quindi non saranno più nelle posizioni precedenti. Il T-37 nella parte destra della minimappa dovrà arretrare e unirsi ai Cromwell. Una volta unitosi ai Cromwell, e lo disegno in arancione così ci capiamo, T-37 una volta unitosi ai Cromwell deve continuare a spostarsi e guadagnare questa posizione. Disegnerò la nuova posizione del T-37 in blu. T-37 dovrà stare in questa zona e la sua zona di spot dovrà essere questa. Quindi dovrà vedere che non ci siano carri nemici in quella zona là. La zona di spot del T-37, diciamo centrale in questa nuova disposizione, dovrà essere invece questa. Questa è la zona di spot dell'altro T-37, e l'ultima zona di spot che disegno in arancione per l'ultimo T-37 dovrà essere tutta la vallata. E poi, successivamente, quando il T-37 sarà arretrato, quindi quando questo T-37 qua sarà in questa posizione qua, la zona di spot del T-37 dovrà essere anche questa. E quindi dovrà controllare che non ci siano carri. I Cromwell a questo punto
dovranno sparare principalmente ai carri che arriveranno centrali e ai carri che arriveranno da questa zona qua. E quindi, ora, andando a cancellare le cose superflue, vedremo che il nuovo obiettivo per i Cromwell è coprire la zona centrale e questa zona qua. Il compito del T-37, che è qua, è quello di coprire questa zona qua, cioè quindi di spottare questa zona qua. Il compito di questo T-37 è quello di spottare la zona centrale, e il compito dell'ultimo T-37, come ho detto prima, è quello di controllare questa zona qua. E quindi i Cromwell dovranno concentrarsi principalmente su queste zone qua, e nel caso in cui vedessimo che i carri sono divisi e che quindi sono qua, bisogna unirsi, quindi unire tutti i carri e fare un rush in questa zona, per poi andare verso la base nemica e mettersi a cappare. E in questa mappa è la prima mappa che vediamo in cui le tattiche, a seconda di dove partiamo, quindi base verde o base rossa, sono diverse. Infatti, se partissimo dalla base rossa, dovremmo disporre i T-37, come sempre disegno i carri in rosso per chiarezza, un T-37 qua, un T-37 qua e un T-37 in sta zona qua. I Cromwell invece si dovranno disporre, due Cromwell qua, ho sbagliato, perdonatemi, ecco qua, due Cromwell qua e due Cromwell qua, che dovranno agire in Uldown. Per l'Uldown c'è un articolo apposito che linkerò in descrizione sul nostro sito, quindi capirete da lì cos'è l'Uldown e come fare. Quindi, in questo caso vado a disegnare le zone di spot dei carri. Il T-37 a sinistra dovrà spottare questa zona di mappa, il T-37 al centro dovrà spottare questa zona di mappa, ecco qua, mentre l'altro T-37 dovrà tenere sotto controllo questa zona qua. Ecco qua. E quindi abbiamo il controllo su tutte le zone della mappa. A questo punto, quando abbiamo visto da dove arrivano, perché in questo caso, come potete ben vedere, non ci sono i Cromwell di copertura per i T-37, perché è una posizione un po' meno coperta, essendoci meno sassi. Quindi, i Cromwell non sono di copertura T-37, i T-37 appena spottano qualcosa hanno il compito di arretrare dietro la ferrovia, questi, mentre questo qua arretrare dietro. Quindi, ora andiamo ad analizzare i vari casi. Nel caso in cui fossero spottati i carri qua, cosa fare? Nel caso in cui fossero spottati i carri in sta zona qua, vado a cancellare le linee che dicono gli arretramenti che devono fare i leggeri. Allora, nel caso in cui venissero spottati i carri nemici là, il compito di questo gruppetto è quello di arretrare dietro la ferrovia e quindi di riuscire a sparare ai carri mentre avanzano da dietro la ferrovia. E in linea di massima, una volta che si sono uniti tutti i carri dietro la ferrovia, disegno in arancione, l'obiettivo è quello di mettersi qua, di mettersi in questa zona qua, con il T-37 che se ne sta comunque dietro la ferrovia, e lo disegno anche questo in arancione, il T-37 che se ne sta comunque qua per spottare i carri che stanno cappando e i Cromwell che lo coprono. Molto probabilmente i carri nemici andranno dietro la ferrovia per uccidere il T-37. A questo punto, ovviamente, i Cromwell che saranno all'incirca in questa zona qua potranno agevolmente ritornare dietro la ferrovia e affrontare i nemici. Ovviamente i carri, i T-37 che avanzano,
si saranno già spostati, diciamo, in questa zona qua. Si saranno già spostati dietro e daranno fuoco di supporto al T-37 Carrier. Nel caso in cui invece vado, ho cancellato troppi carri, ora li ridisegno. Ecco qua, allora. I due cromoni qua. Nel caso in cui invece i nemici non siano nella zona che ho detto prima, ma siano in questa zona qua, come sempre, i carri, cioè i T-37 centrali, diciamo questi due, arretrano dietro la ferrovia. E questi carri qua si portano su questa depressione per riuscire a sparare. Quindi non disegno la linea di rosso, la disegno di blu, perché non è un movimento, ma è un fuoco di supporto che devono dare. Sempre in hull down. Stessa cosa identica nel caso in cui i carri nemici si presentassero in questa zona qua. I carri centrali arretrano, in questo caso però... In questo caso però il T-37 centrale non andrà dietro la ferrovia, ma si andrà a venire a questi, d'accordo? E daranno comunque fuoco di supporto, che è disegnato in blu, verso la base. Questi carri qua, usando questa depressione qui, daranno anche loro fuoco di supporto verso la base, in hull down. E quindi questa qui è una tattica difensiva, quindi in cui dobbiamo attendere l'avversario, e dobbiamo quindi vanificare l'attacco che porterà avanti. Ovviamente il problema è che se anche il nemico sta adottando questa tattica, diciamo che starete ad aspettarvi tutta la partita e la partita andrà in patta, diciamo, quindi pareggerete la partita. Quindi cosa fare nel caso in cui nessun nemico sta arrivando? Il consiglio che do io, siccome diciamo che quando i nemici camperano si dispongono o stupidamente, a mio avviso, o in questa zona qua, oppure in questa zona qua. Quindi, se proprio volete cercare di far qualcosa, quello che consiglio è un rush, sia che partiate dalla base rossa, sia che partiate dalla base verde, un rush nella via centrale in modo tale da essere spottati all'ultimo secondo e cercare quindi, nel caso in cui partiate dalla base rossa, di andare a disporre uno spotter qua e i medi qua dietro per riuscire a sparare, e disegno in blu gli spari a quelli che camperano. E quindi questo leggero qua non dovrà far niente, gli altri sparano. Nel caso opposto invece è una cosa un po' più complessa, in quanto vado a cancellare tutto quello che ho disegnato per cercare di farvi capire al meglio cosa fare. Il mio consiglio è quello di rushare centrale, farsi spottare in modo da far organizzare tutti i carri per coprire, diciamo, dalla zona centrale, e poi lasciare semplicemente uno spotter qua per vedere le posizioni dei nemici che probabilmente stanno venendo da voi, e spostare i medi in queste zone qua, per poter quindi dare fuoco di supporto ai carri che verranno spottati in questa zona qua. Quindi, questa oggi abbiamo visto una tattica diversa, non di attacco, ma di difesa, e purtroppo su questa mappa paga più la difesa che l'attacco, quindi anche la quarta lezione è finita qua. Ci vediamo alla prossima, in cui parleremo della mappa Abbazia. Ciao ciao!